Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, una zanzara! Sapevo che c'eri stanotte. L'ho presa. Ma siete immortali! Che bella intro! Stanotte ho sentito un zzzz. L'ho sentito solo una volta però, quindi dicevo vabbè, avrò sentito male io. Mamma mia, che distruzione qua. Vabbè, cioè, l'avevo sentita solo io e invece c'era la zanzara, l'ho vista adesso, l'ho schiacciata e c'era anche un po' di sangue. Allora, oggi è giovedì 28 novembre. Allora, voi vi starete chiedendo: Chiara, ma tu non dovresti essere a tirocinio? Ho fatto lunedì e martedì, se mi seguite su Instagram, mi sono alzata alle 6 del mattino per allenarmi e ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, stavo dormendo, però devo dire che il mio corpo mi ha veramente sorpreso e sono riuscita a fare veramente un buon allenamento e senza fretta, senza ansie, sono molto fiera. E adesso ne ho approfittato, dato che mi hanno detto di ritornare martedì prossimo perché ci sono stati problemi con l'attivazione del tirocinio e cioè non è colpa dell'azienda, è colpa di chi attiva i tirocini, la regione. E comunque insomma sembra che in generale ci siano un po' di problemi con le attivazioni di tirocinio, perché anche un mio amico ha questo problema e mi sta davvero sui nervi questo puntino. Solo che qua da Brian non ho il fondotinta per coprirlo un po', e dicevo, ne approfitto che vado dalla mia amica fotografa, come nello scorso vlog ci ho preso gusto, no, perché domani è il Black Friday, cioè per voi sarà già passato, comunque oggi è giovedì quindi sarebbe domani il Black Friday, e Bulk Powders ha chiesto a noi della troupe di Bulk Powders, perché ci sono entrata anche io, ormai l'avrete capito, e insomma di fare un post per il Black Friday. Allora ho detto, io lavoro sempre, quando riuscirò a farmi le foto con l'outfit che mi hanno inviato, però insomma diciamo che tra virgolette è andata bene perché non devo andare a tirocinio, e quindi appunto vado dalla mia amica che mi fa qualche scatto, così domani metto la foto. Adesso faccio colazione, mi sono portata qualche cosina da casa, ve lo faccio vedere. Un prodotto che mi ha veramente colpito, e non pensavo, perché tutti sappiamo che le proteine veg in polvere, le proteine del pisal, le proteine del riso, le proteine della soia fanno abbastanza, non sono tanto buone, io le ho provate, non so voi, nella mia vita le ho provate e devo dire che, però ero molto curiosa perché una ragazza su Instagram che collabora sempre con Bulk le usa spesso e dopo proviamo. Perché voglio, a me piace, come sapete, alternare le proteine, quindi tadan, le barrette vegan. Vi devo dire, cioè, a me sono piaciute veramente tanto. Mangiate anche ieri sera come dolcetto post cena, ne ho mangiato metà, non mi andava tutta intera, magari l'altra metà la mangio come spuntino oggi a pranzo. Vi devo dire che è davvero un buon prodotto, non me lo aspettavo, cioè per essere una barretta vegana è buona, poi ovviamente, cioè, non è che faccio, oh, non vedo l'ora di mangiarmi la barretta vegana, come lo direi per una pizza, è ovvio. Però tra le barrette, e per essere aiuto una barretta vegana, cioè è veramente buona. Questo biscottino, che se vi ricordate io l'avevo già provato al cioccolato arancia e non mi è piaciuto, devo dire la verità. L'unico modo per mangiarlo è scaldarlo un po' al microonde, che diciamo il sapore non troppo chimico, comunque non so come spiegarvelo, migliora scaldando il microonde. Però uno dice, cioè, se sono in giro non è che posso scaldarmi il microonde. Allora ho voluto dare una seconda possibilità perché c'è un altro gusto. Gusto cioccolato bianco e more, raspberry, more, no, lamponi. E c'è anche la foto. Questi qua, insomma. E si riescono a mangiare anche così, senza doverli scaldare. Poi forse scaldato viene anche più buono.
Allora, come avete visto, abbiamo fatto un po' di foto, sono venute bene, mi piacciono. Adesso abbiamo guardato un pochino di Carnival Row, che è una serie TV con Orlando Bloom e la modella, quella famosa, Cara Delevingne. E a me è piaciuta un sacco la prima stagione, l'ho guardata tutta, è su Amazon Prime, però si trova in streaming. E niente, adesso vado, accompagno a lezione e io poi vado da Pio's Kitchen, mi è venuto in mente il nome, a pranzare con delle altre ragazze, quindi vi faccio vedere. Prima di concludere il video volevo parlarvi un attimo di una cosa che ho notato ultimamente, volevo dirvelo anche un po' di tempo fa, ma alla fine mi sono sempre dimenticata, è che ultimamente, cioè negli ultimi mesi, mi sta venendo molta più fame, cioè ho davvero più fame, sento necessità di mangiare di più. Sì, penso abbiate capito. E allora, io già in passato, in scorsi video parlavo del saper riconoscere la vera fame dalla voglia di mangiare, la golosità, e ultimamente comunque sicuramente c'è anche un pochino più di golosità. Cerco comunque di controllarmi perché non è che posso iniziare a mangiare tutto quello che trovo in giro per casa perché non è una cosa normale, e però d'altro canto sento che proprio c'è necessità di più cibo, più calorie, soprattutto più su carboidrati e grassi, perché le proteine più o meno mantengo sempre quelle lì, ovviamente sono molto più buoni i carboidrati e grassi. E quindi non, cioè io non è che sono andata a farmi il calcolo con MyFitnessPal vedendo quanto mangiavo prima, quanto mangio adesso, assolutamente no. Mi rendo conto che però mangio molto di più rispetto a quest'estate, che avevo veramente poca fame, sinceramente. E sono aumentati i miei allenamenti e sono anche un po' più intensi quelli che faccio a casa, cioè adesso durano anche un'ora. Prima mi rendo conto che in effetti duravano 30 minuti, 40 minuti al massimo. Mentre la Fra ha voluto farmi spingere un po' di più, la mia coach, e io sto spingendo anche di più, perché diciamo ho un obiettivo adesso un pochino più reale, quello di migliorare un'arrampicata. E sicuramente l'allenamento che faccio a casa adesso, devo dire che ho capito che è molto più incentrato sul voglio migliorare ad arrampicata, quindi comunque cerco di allenarmi a casa per aumentare la forza, per a casa posso fare quello per arrampicata, e mi concentro di più a casa sull'allenamento del glute. Infatti cerco di spaccarmene abbastanza perché comunque arrampicata non li uso troppissimo, quindi preferisco a casa dedicarmi più all'allenamento del lower body, ecco, insomma glute, gambe e quelle cose lì. E invece e comunque tenermi degli esercizi per l'upper, per le braccia, quindi comunque due o tre esercizi ci sono sempre anche per l'upper, perché comunque servono per arrampicata, cioè insomma devo continuare a tenere in allenamento l'upper comunque con degli esercizi. Me l'ha consigliato anche una ragazza che mi segue su YouTube, ti saluto, e mi ha detto comunque continua ad allenarti a casa perché ti serve per arrampicata. Infatti magari molte persone che si approcciano all'arrampicata all'inizio non avendo mai fatto molto di altri sport, comunque hanno poca forza e non riescono a fare certe cose, cioè elementi, movimenti che per me adesso sono una cosa elementare, per loro non lo sono, ma per me lo sono stati sin dall'inizio, perché comunque già mi allenavo a casa, nel mio caso, benissimo anche in palestra ovviamente, e quindi mi venivano molto più facilmente. Poi c'è da dire che adesso io sto arrivando a livelli di arrampicata in cui uso molto le dita, già, cioè ci sono prese che sono veramente molto sottili, cioè dove, ve lo faccio vedere, ecco qua. Qui che c'è una foto dei miei genitori con me, per esempio spessori del genere, e io devo stare, cioè spessori così, e io devo stare aggrappata solo in questo modo. Ci riesco, devo dire. Sto già arrivando a livelli in cui non pensavo che sarei arrivata, soprattutto per il mio problema di artrite reumatoide, che devo dire penso sia andata a dormire nell'ultimo anno perché non ho più nessun dolore. Qualche volta sento un attimo di fastidio, ma assolutamente non è più come un paio di anni fa. Sì, e se volete un video aggiornato dico sempre che lo vorrei fare, è che non riesco bene neanche a crederci, neanche io che non ho più niente. Comunque, a parte quello, volevo solo dirvi questa cosa qui, che
Ho aumentato sicuramente il cibo che mangio solitamente. Quanto riguarda il peso, lievemente variato di 1 chilo. Nulla di che di più. E niente, tutto qua. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Adesso vi lascio alla cena. E come merenda non ve l'ho fatto vedere, ma semplicemente la solita frutta secca, poi ho smangiucchiato anche un po' un'altra barretta veg che mi fanno impazzire, l'altra metà mi sa che me la tengo per stasera come dolcetto, e un po' di cioccolata, quelle cose lì. Comunque io non vi sto a far vedere tutto, perché veramente dovrei tirare fuori la macchina fotografica ogni secondo, però insomma stuzzico sempre un po' di uva, un pezzetto di cioccolato, un biscotto, cioè quelli ci sono sempre, non vi preoccupate. Quindi va bene, spero che questo video sia piaciuto. Spero di continuare a riuscire a realizzarne con regolarità, perché insomma, adesso voglio vedermi tra 2 mesi se riuscirò a essere costante col girare video, perché comunque tutto il giorno sarò al lavoro e la sera la luce fa schifo, a parte adesso che c'è la luce buona, ma io a quest'ora che sono le 4 non sono a casa, quindi alle 6 è già molto buio. Quindi, insomma, un video dove vorrei magari parlare come sto facendo con voi adesso, potrò girarli solamente nel weekend. Quindi adesso vedrò, insomma, ce la farò, si può fare. Spero di non impazzire, ecco. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao!